Continuiamo il nostro viaggio in Puglia e arriviamo a Trani. Le origini della città si perdono nella notte dei tempi. Alcuni ritrovamenti archeologici, tracce di insediamenti abitativi dell'età del bronzo a Capo Colonna, attestano le sue origini preistoriche, ma le tracce più concrete arrivano non prima della conquista dei Romani. Trani era uno dei più importanti porti della Puglia, da sempre crocevia di popoli e culture del Mediterraneo e porta per l'Oriente, testimone con le sue chiese, con i suoi palazzi e con la sua storia di quell'età di mezzo, da sempre ricca di fascino e di mistero. Dopo la caduta dell'Impero Romano iniziò in Puglia il periodo bizantino, caratterizzato da una pausa di dominazione longobarda e dalle minacce continue provenienti dal mare ad opera dei saraceni. Fu comunque il Medioevo il periodo d'oro della città. Sotto la dominazione longobarda fu trasferita la sede vescovile, fino ad allora situata a Canosa, distrutta dai saraceni nell'813. In seguito alla caduta dell'emirato di Bari, i bizantini ripresero il controllo della città, che ormai da semplice vicus era diventata una città fortificata. Durante il periodo di appartenenza all'impero bizantino, la città godeva di un certo grado di prestigio e autonomia come punto di incontro tra Oriente e Occidente. Nel 1010 nel 1018, Trani si unirà ai moti guidati da Melo da Bari contro i bizantini, che reprimeranno la rivolta e riprenderanno il controllo della città fino all'arrivo dei Normanni. Nel 1042 Trani venne scelta come sede di una delle 12 baronie in cui venne divisa la contea di Puglia. Assegnata al conte Pietro, venne espugnata solo diversi anni dopo. In questo periodo la città godette di un certo grado di autonomia, dovuto al controllo ormai formale da parte dei governatori bizantini e alle lotte di potere tra i diversi rami della famiglia Altavilla. Trani cadde definitivamente sotto il dominio normanno nel 1073, dopo 50 giorni di assedio per mano di Roberto il Guiscardo. L'apice della prosperità di Trani venne raggiunta sotto la dominazione sveva. Federico II concesse numerosi privilegi commerciali e amministrativi alla città e promosse la costruzione di nuove fortificazioni. Il castello nel 1233 e la nuova cinta muraria, che protesse l'intera insenatura del porto e promosse l'espansione urbanistica della città, che fino ad allora era di poco cresciuta al di là delle antiche mura longobarde. Palazzo Caccetta venne fatto edificare nel 1456. È da ritenersi una delle opere più interessanti dell'architettura del Rinascimento a Trani. Thank you.
1909. Nella città si iniziarono i lavori per la costruzione della cattedrale in onore del santo patrono San Nicola. L'imperatore Svevo concesse inoltre libertà di culto agli ebrei, che a Trani formavano una prosperosa comunità. Testimonianza dell'importanza raggiunta da Trani in questo periodo storico e della predilezione dei sovrani per la città è il matrimonio di Manfredi con Elena Ducas, figlia del despota d'Epiro Michele II, il 2 giugno 1259. Imitato dal suo successore Carlo I d'Angiò, che sempre a Trani sposò nel 1266 Margherita di Provenza. La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese. Nel castello soggiornò spesso il figlio di Federico, Manfredi. La cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie Eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie Eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie Eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato. Ma
Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali. La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.
In città vi sono diverse confraternite. Se ne contano 15, di cui 3 arciconfraternite. Ognuna di queste festeggia un proprio santo, da cui prendono l'obbligo religioso, i riti e gli oneri dei festeggiamenti, come le processioni per le vie cittadine. Anticamente nascevano come organizzazioni di arti e mestieri e in seguito per assicurare ai confratelli il rito funerario e la tumulazione presso le cripte delle chiese dove erano stabilite le confraternite stesse. La più antica è quella di San Vito Martire, la cui presenza è già attestata nel 1466. Il nostro viaggio termina qui, lasciando con malinconia questa città di mare. Thank you.